Signori, giornata di Spotlight. Oggi è il giorno più importante della settimana di Marvel Snap, ma soprattutto oggi cerchiamo di rispondere alla domanda che ovviamente vi assillerà per questa settimana, ovvero: conviene aprire per le Spotlight? Questa è la vera domanda che affronteremo oggi. E qualora voi, gente di alto rango, decidiate in qualche modo di andare a spendere le vostre chiavette questa sera per le nuove spot di Namora, vi ricordo di farlo in live, perché oggi apriremo tutte le vostre spot, se ci saranno. Vi basterà entrare sul gruppo Telegram che trovate qua sotto in descrizione e rispondere al sondaggino, e poi noi vi mettiamo in coda per le spot. Ma ora andiamo a vedere il contenuto e a rispondere a un po' di domande. Allora, intanto vediamo le tre carte che ci saranno questa sera. La prima, ovviamente, è la grandissima carta nuova, ovvero Namora. Serie 5, on reveal, ovvero alla scoperta. Lei che cosa fa? Dà un più 5 a tutte quelle carte che sono da sole nelle nostre rispettive location. E basta. Fine. Questo è quello che fa Namora, è una 5-6, quindi un pochino lenta per la fruizione di quello che noi andremo a fare in quel più 5 di forza, capito? E poi bisogna stare molto attenti che quel più 5 di forza non vada a intaccare in un grandissimo Shang-Chi. Ad accompagnare Namora abbiamo il Cavaliere, che è una bellissima carta per quanto riguarda il pacco Discard. Per me è stata una carta che veramente mi ha colpito particolarmente, perché lo sappiamo tutti che con il Cavaliere settato, la prima carta che noi andremo a scartare si trasformerà nella spada, ok? Nella Ebony Blade, che darà la forza di quello che noi andremo a scartare, con l'effetto continuo che non si può distruggere oppure non può essere diminuita la forza. È una bellissima carta questa. E concludiamo con Scar, che tra l'altro la variant di questa qui che state vedendo di Scar è veramente molto figa, delle Spotlight. Scar ovviamente è la classica carta che, se vi ricordate, era anche presente come carta principale del Season Pass di non mi ricordo quante season fa. Lui prende il meno 2 di costo per ogni carta di forza 10 che noi abbiamo settato nel nostro campo, ok? Quindi sarebbe una Shulk, se vogliamo, un effetto simile alla Shulk, ok? Quindi di tutte queste tre carte conviene aprire? Per questa domanda c'è un abisso, ok? Allora, partiamo per chi va a aprire le spot con un po' di perseveranza e un po' di ingegno per vedere le carte che convengono di più, le carte più forti che ci saranno nelle prossime spot rispetto a queste. E vi posso dire che, se ragionate in questa maniera, ci sono spot molto più positive, molto, molto più vantaggiose rispetto a questa, perché ovviamente sono tutte e tre serie 5 queste qua, ok? Ma già dalla prossima settimana possiamo vedere che, a parte Havok, che magari non sarete molto interessati ad Havok, c'è Sasquatch, che è una bellissima carta, ma lo vedremo in un altro contesto. Ma per lo più c'è Ravonna. Ravonna è una bellissima carta e ha preso il posto di Zabu. Dopo il nerf di Zabu è rimasta lei, che può carriare alcuni mazzi, come per esempio in un Junk, come per esempio in un Vivente. Ci sono tante tipologie di mazzi che la grandissima Ravonna Reslayer è impattante, capito? E poi c'è tutto il mese di giugno con i grandissimi Eterni, no? Che sono tutte, la maggior parte di carte sono tutte molto gustose, anche le carte che ci saranno con loro sono molto gustose. Quindi, da questo punto di vista, alla domanda ci sono spot migliori rispetto a questa, la domanda è ovviamente. Invece esiste su Marvel Snap un altro cerchio di persone, ovvero quelle che vanno a puntare tutto sul collezionismo, nel senso che magari di questa spot, oltre alla carta nuova, gli manca sia il Cavaliere oppure anche Scalpel, uno delle due, e vogliono puntare per prendersi tutte le carte possibili. Io sono una di quelle, perché mi piace avere tutte le carte nei contesti più spaesati, per in qualche modo vedere se attualmente vi posso dire subito che queste carte, sia Scalpel, sia il Cavaliere, sia Namora, non sono in meta, ok? Poi bisogna vedere anche nella settimana di lancio di Namora se e come si sposterà questa roba, poi lo vedremo. Ma attualmente i mazzi che compongono la maggior parte di queste carte, che adesso andremo a vedere molto velocemente, non sono così impattanti rispetto a quello che noi stiamo vivendo attualmente su Marvel Snap. E già, e vi rispondo subito con una domanda che ho visto che ha fatto più hype. Ovvero, la carta che tra queste tre ha fatto più hype è Scar. Cara, regà, se noi andiamo a vedere i deck
no? Che si possono usare con lui. Ci sono varie tipologie. Io mi ricordo quando uscì Scar, che veniva usato in... A parte tutto che era la carta principale, come abbiamo detto prima, del Season Pass, quindi veniva usata veramente in qualsiasi mazzo, o come è giusto che sia, ma i mazzi in cui lui impattava in una maniera molto gradevole, ovviamente era il Thanos. Era il Thanos con tutte le carte forti, che già al turno 4, al turno 3, potevi mettere una marea di roba allucinante di carte potenti. Quindi lui era scontato sempre, possiamo dire. Ma come sappiamo, il mazzo con Thanos non è in meta, non è più così impattante, anche vedendo i vari nerf che ha subito, come è giusto che sia, il mazzo di Thanos, che era veramente una follia come mazzo. Oppure uno Shuri Sauron. Nello Shuri Sauron ovviamente ci sta, si può giocare. Lo Shuri Sauron è un mazzo bellissimo, un mazzo intramontabile, si può mettere benissimo Scar in uno Shuri Sauron. Oppure veniva usato anche in mazzi nei contesti dell'alto evoluzionario al posto di Infinauta, ok? Al posto di Infinauta, come state vedendo in questo mazzettino qui con la Shulk e Hulk, perfetto. Diciamo che la carta in questione di Scar, come abbiamo detto prima, è una carta simile alla Shulk, quindi se voi cercate una carta del genere che si sconta ad andare a mettere più carte potenti possibili, raga, vi conviene benissimo giocare la She-Hulk, è una serie 3 e la She-Hulk alla fin fine. Oppure, che ne so, non pensate minimamente di mettere Scar in un mazzo con Ela, ok? Perché non ha senso rispetto al suo effetto. Dov'è? C'è un mazzo con Ela? No, vedete, non c'è un mazzo con Ela qui. Perché potete farlo, ok, come carte potenti, ma ci sono altre scelte. Mi viene da pensare Magneto, mi viene da pensare Hulk, mi viene da pensare She-Hulk, Red Hulk se ce l'avete, Giganto, ci sono qualsiasi altra carta più forte, capito? Perché è sempre una 6-11 e voi non approfondite con il suo effetto, capite? Giocate in un mazzo con Ela, quindi no. Quindi sfaldiamo subito questo mito. Scar, se la prendete, non è in meta, raga. Non è in meta, vediamo poi se in qualche... Io me lo auguro per chi deciderà di aprire per Scar. Io mi auguro che sarà in meta questa carta, perché è una carta che a me piaceva tantissimo. Ha un effetto molto bello e interessante, capito? Però attualmente non lascia il tempo che trova, capito? Ed è... Ragionate sulle robe, non vi concentrate solo sulla carta. Una 6-11, cazzo, devo averla. Però ovviamente qui ci leghiamo all'altro fattore, che nel senso che se vi manca la carta, io sono pro alla roba, che se vi manca una carta, ci avete una chiave da buttare, è giusto, buttatecela, tentiamo la fortuna, capito? È sempre una serie 5, io non ve la consiglierei mai di prenderla coi token, né lei e né Namora, capito? E per l'appunto precisiamo questa roba, fattore token, raga, non prendete queste tre carte. Con i token ci stanno una miriade di carte migliori, come per esempio stiamo vedendo Cannonball, come per esempio Red Hulk, sono carte migliori rispetto a uno Scar, ma anche un Thanos, raga, anche Thanos che non è così impattante, mi stava affogando, è molto meglio un Thanos che non è in meta attualmente di queste tre carte. Prossima carta, il Cavaliere. Allora, il Cavaliere, raga, c'è da fare un altro discorso di mezzo, ok? Qui parliamo sempre di chi pensa che il Cavaliere sia una bella carta attualmente. Sì, lo è. Però al Cavaliere è stata tolta una roba molto importante, ovvero Zabu. Nei mazzi con il Cavaliere, se vi ricordate, non c'era neanche Ela perché non c'era bisogno. Si utilizzava Ghost Rider, per dire. Vediamo se lo troviamo il mazzo del genere, che... Tipo un mazzo del genere. Ecco, vedi? Tipo, eccolo qua. Si usava anche con War Machine. Vedi? C'è Ghost Rider. Perché si usava il Ghost Rider con Zabu, con il Cavaliere, ok? Così che tu giocavi la Spada d'Ebano a 3, giocavi Lady Sif, giocavi Ghost Rider tutte e due al turno 6, avevi parecchie opzioni da poter usufruire con Zabu. Senza Zabu, ovviamente, dopo il nerf, è stata rallentata come carta, ok? È una carta che ovviamente adesso soffre, se vogliamo, una miriade di carte, come lo stesso Red Guardian, se noi non ce la facciamo al turno 3. Ad avere la prio e a utilizzare di Sif, oppure Blade se non ce la facciamo ad avercelo. Ha molti counter, perché prima l'unico counter del Cavaliere era Killmonger, se vogliamo. Però rimane sempre una bella carta, nei mazzi con Ela ancora ci sta, ci stanno le persone che lo giocano.
Ma ovviamente con i mazzi con Ela si va a prendere altre tipologie di mazzi, come per esempio un ramp, l'Ela Ramp, l'Ela Vivente. Ci sono tante tipologie del mazzo con Ela più forti, se vogliamo, oltre a molte virgolette rispetto a metterci un cavaliere buttato lì in mezzo, capito? Però se ragioniamo su questo aspetto, visto che il cavaliere va a mettersi, può essere giocato direttamente nei mazzi con Ela attualmente nel meta, ovviamente diventa più impattante riuscire ad aprire per prendersi il cavaliere rispetto che scarre una mora, che non trovano spazio attualmente nel meta. E ricapitolando, se vi manca Scar e cercate meta, non troverete niente. Se vi manca il cavaliere e cercate il meta, i mazzi meta, in qualche modo va a incastrarsi nei mazzi con Ela. Non è il mazzo più impattante buttarci dentro il cavaliere perché ci sono altre opzioni, però si può mettere, ok? Bisogna dire la più sincera e onesta verità, anche se maledico qualsiasi Cristo giocatore di Marvel Snap che gioca i mazzi con Ela. Parliamo invece della carta principale, ovvero Namora. Namora, che cosa vi ricorda Namora? Vi ricorda Namor, ok? Vi ricorda Namor. Andiamo a vedere subito, tra l'altro, la variant. Dai, ci sta pure la variant. Andiamo a vedere i mazzi con Namora e vi spiego un attimo cosa può scaturire tutto ciò. Namora, ragazzi, se voi avete fatto caso al suo effetto, secondo voi, faccio una domanda, è da serie 5? E voi mi direte, no, assolutissimamente no, non è una carta di serie 5, Namora, è una carta che sembra essere una serie 3 che doveva uscire veramente a inizio gioco, questa Namora. E Namora è, se vogliamo, quella cerchia di carte come per esempio un Doom, ok? Che dà i punti a tutte le location, una Miss Marvel, no? Parliamo sempre di quel più 5 che lei dà. Ok? Però al contrario di Miss Marvel e di Loom, rende le carte vulnerabili a Shang-Chi. Però ho visto già, mi sono fatto un'idea, in qualche tipologia di mazzo, per esempio, se noi andiamo a giocarla con la Storm di turno 3, noi non giochiamo nulla, Storm si prende il più 5, diventa una 3-7. Se noi la utilizziamo con Wong, non dà un più 5 ma dà un più 10, se lo utilizziamo anche con Odio dà un più 15. Però fate attenzione a una roba, lei è on reveal, non è un going, quindi con Orca non scomba. Con Orca non scomba, se noi giochiamo Orca al turno 6 e lei al turno 5 non scomba. Comba ovviamente con Namor, è la carta più impattante che scomba Namor, capito? Namor, dov'è che si gioca? Non si gioca qui attualmente. Scomba con Atuma, visto e considerato che Atuma deve essere giocata relativamente da sola. In tutti i mazzi dove si gioca Atuma si va a giocare Atuma più Armor per la sua tipologia di effetto. Oppure, qui me lo buttano benissimo in quest'altra cosa come col Profix. Oddio, col Profix, sai. C'è da dire una cosa, le uniche robe che mi vengono da fare con Namora, ok, e andare a fare quel più 5 a carte basse, non a carte alte, così che da essere un pochino più protetti da Shang, per esempio un Armor gli butti Namora, oppure lo stesso Colosso è una carta che comunque è una carta pull 1, non mi ricordo se è pull 1 o pull 2, che non può essere distrutta, è tipo la piccola carta dell'Ebony Blade. Però regà, c'è da dire una triste verità. Ovvero, Namora è una carta forte? No. Ovvero, Namora è una carta che va presa? No. Ovvero, Namora ha un posto nel meta attuale? No. Le carte che counterano Namora sono le molteplici in questo meta attuale. Ci sono ovviamente i fattori junk con la White Widow e con il Green Goblin che già sfaldano completamente tutta la combo di Namora. Oppure uno Shang, oppure un Leech. Ok, Leech ne parliamo. Quindi il consiglio che vi posso dare io è non pullare su questa spot. Ve lo dico, raga, non ha proprio senso. Scar no, Black Knight no, Namora no. Non sono carte che possono regalarvi chissà quante win condition attualmente. Però ve l'ho detto, se siete in quella cerchia di persone che vogliono tutte le carte, allora sti cazzi, raga, aprite il live stasera, dai. Comunque, per sapere come andrà a finire la roba e per vedere un po' di spot sparse e vedere chi è che apre, vi ricordo stasera ci vediamo in live e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella ragazzi!